Buonasera ragazzi, finalmente è martedì, sono molto contento di ritrovarmi qui con voi. Allora ditemi se si sente forte, se si sente piano, perché mi sa che mio figlio smanetta col microfono, uno dei, e quindi non so mai se sono a posto. E buonasera Laura, buonasera Teresa, buonasera Dani, Demiurgo ti aspettiamo. Allora, Shooter Island ragazzi, Shooter Island. E come vedete oggi sono questa inquadratura un po'... si sente bene? Ottimo. Ciao Rick, ciao Davide, ciao Alessio, ciao a tutti, evviva! Allora, questo film a me è piaciuto tanto. Sicuramente c'è una componente personale in tutto questo, perché queste atmosfere, così col mare, il faro, questa inquietudine. Poi DiCaprio è bravissimo, santo cielo, anche se questo non c'entra con la scrittura. E comunque è un film scritto molto bene su un libro scritto, cioè con una bellissima storia. Io il libro non l'ho letto, però mi dicono, soprattutto Laura e Dani, oggi mi hanno scritto nel gruppo Telegram, che loro hanno letto il libro e è molto, come si dice... rispecchia molto il libro, anche il film, e quindi ne deduciamo che la storia è molto buona ed è un'ottima idea. Allora Alessio dice si sente forte e chiaro, ottimo, si sente... che senso sembri Gibertoni in missione? Ma Gibertoni registra dai posti più disparati, quindi voglio dire dovrei parlare un po' più così, un po' più misterioso, che oggi sarebbe in puntata. Tra l'altro lui ha una voce così bella, pastosa, profonda. Ok, 2, non 3. Che cosa 2, non 3? Oh, santo cielo, mi perdo. Cosa vuol dire 2, non 3? Oh, per me questo è il film da Oscar DiCaprio. Ancora le cose di Oscar DiCaprio. Sì, allora, secondo me, beh, DiCaprio è bravo, cioè c'è poco da fare, no? È proprio bravo, bravo. Qui mi è piaciuto in particolare anche Mark Ruffalo, perché riguardando il film si nota che proprio lui è il personaggio giusto. La prima volta che lo vedi sembra un pirlotto, ma col senno di poi, giustamente, anche la sua citazione è molto nel personaggio. Ciao Twilight Bot, ciao Taxi Driver. Allora, conosci Richard Matheson? Certo che lo conosco, sì, senz'altro. Per me uno delle cose più belle che ho letto, Io sono leggenda, mi è piaciuto tantissimo. Sì, sia nel film che nel romanzo ci sono un sacco di semine. Esatto, è proprio un film sulla semina questo. Non sull'indagine, ma sulla pazzia di Teddy. Ma entrambe. Ha ispirato molti episodi di Twilight Zone. Eh sì, è vero, è verissimo. Sì. È molto... è roba fica. Ok, Twilight Zone tra l'altro è quello di cui ti occupi tu nel tuo canale, giusto? Tu vieni sempre a... Lo citi sempre. Allora, Twilight Zone, se vuoi scrivici di che cosa tratta, però so che appunto è una cosa americana di una volta. Allora, l'unica cosa che mi spiace è che non ho mai visto questo film da vergine, avendo letto prima il romanzo. Allora, ecco, magari dopo di questa cosa ne parliamo, nel senso che la prima volta che l'ho visto io mi ricordo che mi è piaciuto molto, però un po' mi si è rovinato in un momento preciso del film. Voglio vedere cosa ne pensate voi, perché un po' questo è soggettivo, no? Però poi ne parliamo, affrontiamo anche questo argomento. Allora io direi che andiamo a guardarci il trailers e poi, che senza la S però lo sapete, e poi iniziamo a affrontare l'arco di trasformazione, iniziamo a sviscerare un po' questo film molto interessante. Allora andiamo intanto col trailer. Se schiaccia il bottone giusto. Prima di partire ti hanno detto qualcosa sull'istituto dove stiamo andando? So soltanto che è un manicomio. Da qui in poi vi si richiede di consegnare le vostre armi. Siamo agenti federali in servizio. Ma finché restate, vi atterrete al protocollo. Agente Daniels. Dottore. Senta, quella prigioniera. Paziente. Una certa Rachel Solando. È evasa grosso modo nelle ultime 24 ore. La notte scorsa. Qualcuno sa che cosa ha fatto prima? La legge del 4. Chi è 67? Lo sanno tutti. Lei ti ucciderà. Beh,
va da qualche parte? Non lascerai mai quest'isola. Eccoci qua. Allora, andiamo con calma. Intanto, Laura dice: dal momento determinante l'unico ostacolo è il fatto che non riesci a accettare. Beh, certo. Ciao Nicola, sono contento che ci sia anche tu stasera. Benvenuto, evviva, presente. Allora, Dani dice: il film ha ispirato il primissimo racconto. Ah, interessante, non mi ricordo qual era. Non era quello del ladro? No, probabilmente no. Ah no, era quello del matto. Allora, Demiurgo, tu mi chiedi in che senso ha elementi lovecraftiani. Allora, sì, diciamo che ogni volta che c'è il mare e un faro o qualcosa così si parla di elementi lovecraftiani. Allora, è molto cupo e c'è una persona sana di mente che poi si scopre folle. È in mezzo al mare, ci sono questi elementi qua. Diciamo che un po' questo mistero e la follia mi ricordano Lovecraft. Però hai ragione, non è proprio Lovecraft. Poi, anche, come dire, il fatto che sia ambientato negli anni 50 per noi è un po' come riportare a quelle atmosfere là, anche se quelle sono più anni 30, però insomma, sì, ci siamo capiti, forse non ho parlato in maniera propriamente corretta. Spettacolare la scena della goffaggine di Chunk nel consegnare la pistola, sì, è vero, è la prima semina davvero evidente, sì. Allora, l'inizio, dice Alessio, l'inizio secondo me è una semina fatta malissimo. Come fanno a non essersi mai visti e stanno sulla nave e sono praticamente già arrivati sull'isola? Allora, diciamo che non è fatta così male, perché è proprio il momento in cui Teddy, o meglio, sì, decide che inizia tutto, no? Cioè lui vede questo tizio fuori vestito così e dice: allora sei te. Non è che sta a chiedersi come ho fatto a salire sulla nave senza presentarci, no? È un po'... in effetti è strana, però hai ragione. Allora, Tiziano, ciao Tiziano, benvenuto, sono contento di vederti. Allora, film che ho adorato, visto tre volte, è un bellissimo film, sì. A posteriori può aver senso, ma l'inizio del film disturba un sacco. Sì, è un po' strano, hai ragione. Forse per questo è abbastanza interessante, perché uno, come dire, dà per scontate... Sì, forse all'inizio dici, bah, scena fatta male, poi ti accorgi che è coerente. È una cosa interessante questa, perché tante volte... Dovremmo salvare capa e cavoli, ma non è così facile. Allora, Nicola dice: provano a giustificarlo facendo vedere che DiCaprio sta sempre male in nave. Sì, e tra l'altro nel libro lui ha proprio una fobia dell'acqua per via del fatto che sua moglie ha fatto quello che ha fatto, come sappiamo, e da lì ha sviluppato una fobia dell'acqua. Nel film invece si vede semplicemente che lui sta male, dice acqua dappertutto. Quella forse, boh, l'hanno lasciata un po' là. Però sì, l'aspetto che ho adorato di più è il dubbio iperbolico, lo smarrimento dovuto dal non capire quale sia la realtà. Esatto. E qui diciamo una cosa che mi piace dire quando la noto, perché è qui è evidente come la narrazione sia buona quando noi proviamo le stesse cose che prova il protagonista. Cioè il protagonista non capisce quale sia la realtà e neanche noi, e quando il protagonista inizia ad avere dei dubbi ce li abbiamo anche noi. Questo parallelismo è come se facesse in modo che noi siamo attraversiamo la narrazione assieme al protagonista, nel protagonista. Questa è, come dire, un'empatia, un coinvolgimento molto forte, molto buono. Allora, dico che è fatta male dal punto di vista dello spettatore. Sì sì, certo, è chiaro Alessio, sì, e poi hai ben ragione. Alessio Vallese: secondo me invece è fatta benissimo, ti è, perché capiamo subito che c'è qualcosa che non va nella storia. Diciamo che può essere vero, quello che dice Laura anche ha senso, perché ci inizia a instillare qualche dubbio, come le cose dopo. Vabbè, adesso andiamo con ordine. Una domanda a chi l'ha visto senza sapere il finale: ci siete cascati? Allora, no, nel libro il mal di mare ce l'ha già da ragazzo. Ah, davvero? Io non ho letto il libro, ho letto questa cosa che lui sviluppa, tra le differenze tra film e libro c'era questa, che lui aveva sviluppato una fobia dell'acqua da che appunto sua moglie aveva fatto queste cose. Invece tu dici di no, meglio, per fortuna che l'avete letto. Allora, la prima volta che esce in mare con il padre. Ah sì, che poi c'è questa figura del padre nel libro che nel film invece non c'è. Allora, Dani chiede se ci siamo cascati. Allora, rispondo io. La prima volta, quando sono arrivato al tizio in cella che gli parla apertamente, ho capito tutto.
tutto quasi, insomma. E quello è stato un po' un peccato, perché se fossi rimasto scioccato dal finale sarebbe stato meglio. Quello è stato un po' un peccato, però d'altro canto in questo tipo di narrazione è un po' difficile andare ad avere davvero, come dire, il polso dello spettatore, no? Uno ne capisce di più, uno ne capisce di meno, come fai a... è un po' difficile. Rick, il simbolismo acqua-fuoco è molto interessante, anche se sembra rimanere solo a uso e consumo dell'analisi. De che sta a parlare? Insomma, adesso fai il difficile, io non ti capisco. Dell'analisi, acqua-fuoco. Poi non si sa mai perché Rick ogni tanto fa le battute, capito? E quindi... allora, andiamo a guardare un po' l'archetto. Che ne dite? Non mi è partito l'arco. Perché non mi va l'arco? Schiaccio il bottone, non succede niente. Mi si è spenta la tastiera. Oh, là. Allora, status quo. Cominciamo con Teddy Daniels, è un agente dell'FBI che deve indagare sulla scomparsa di una paziente del manicomio per criminali Ashcliffe assieme al suo nuovo partner Chunk. Vengono abbondantemente ragguagliati dal primario. Allora, cominciano subito i flashback e i racconti del passato che proseguiranno per tutto il film. In questo status quo noi abbiamo un'indagine proprio classica. Si presenta come questo tizio che si vede che ha dei problemi, ha i problemi con l'acqua, conosce per la prima volta questo partner e il problema vero è che entra in questo manicomio per criminali dove c'è un enigma misterioso, no? Quindi in realtà potrebbe benissimo essere un giallo qualsiasi, e questo ci frega, poi lo vedremo nel dettaglio. E abbiamo questi elementi qua. Cominciano subito. E questo è bello perché qui ci sono proprio delle aringhe rosse, cioè degli specchietti per le allodole, dei depistaggi fatti come si deve. Allora, avete presente, ci sono le varie cose tipo pistola di Chekhov, non me ne vengono in mente altre questioni, cose, archetipi, cose che noi possiamo, strumenti utilizzabili dalla narrativa che però possono anche essere usati male. Queste sono aringhe rosse fatte bene, cioè, come dico sempre delle semine, una semina non può essere piazzata lì e basta, deve essere organica allo sviluppo della trama. E qui abbiamo queste red herrings, lo dico così perché mi piace parlare finto inglese, cioè questi depistaggi che in realtà non sono gratuiti, fanno parte della trama, sono autentici, sono coerenti con la trama e con tutto il resto, ma che portano lo spettatore a pensare qualcosa di diverso. Un po' come abbiamo visto l'ultima volta in Welcome to Zombieland, dove c'era Tallahassee che sembrava un bullo perché faceva leva sui nostri pregiudizi, ma poi si rivelava qualcosa di diverso, no? Quel tipo di depistaggio lì. Quindi noi qui pensiamo di avere a che fare con un certo tipo di storia, ma all'interno ce ne viene servita nascosta un'altra. Questo è davvero interessante, è davvero un ottimo modo di costruirla. Allora, lasciando intendere... ah no, scusate, ho sbagliato. Ma quanto mi avete scritto? Rick Fate, non ricorda, hai letto il libro? Purtroppo no. Buonasera a tutti, ciao Domenico. Laura, correggimi se sbaglio, sono passati 13 anni da quando l'ho letto. Nel libro la frase finale... ma non devi dire la frase finale, aspettiamo il finale. Santo Gesù bambino. Allora, Laura dice, perché nel libro c'è più il fuoco. In realtà la moglie aveva dato fuoco al loro appartamento. Ah, quel fuoco là, sì. Lasciando intendere che lui si sia resettato come... vabbè, lasciamo stare. Da Neville, esatto, non c'è. Ah, scusa per il simbolismo, dico in realtà le scene in cui è presente l'acqua e la follia, le scene con il fuoco. Ah, quando accende i fiammiferi? Boh, ah no, anche c'è un caminetto. Rick Fate, sì, che nel film hanno fatto un po' tagliato l'incendio, sembra inventato da lui. È inventato da lui l'incendio, nel film, dico. Tipo quando trova la donna nella grotta in cui gli spiega lo strano la scena dentro un falò. Hai ragione Rick, adesso che ci penso ci sono dei falò, però non so se sono sempre solo quando è folle. Anche l'evasione è totalmente non credibile. E infatti, santo Gesù bambino. Sì, io sai cosa faccio? Io per addolcire le mie imprecazioni, specialmente quando riguardano il divino, cito Gesù bambino perché così sembra più dolce. In realtà le peggiorò tantissimo. Comunque andiamo avanti. Allora, l'incidente scatenante
è l'indagine. Ditemi voi se ne avete trovate altre che vi sembrano, vi suonano come incidenti scatenanti. Per me l'incidente scatenante di questa vicenda è l'indagine. E la cosa interessante è che avviene prima dell'inizio della storia. È una cosa che può succedere. A me viene sempre in mente Salvate il soldato Ryan, no? Che mi pare sia una cosa che cita anche Dara Marx. So che ne parla, non so se ne parla in questo, per questo esempio, però sta di fatto che a volte possiamo trovare un protagonista che ha già cominciato ad avvicinarsi al primo turning point, al punto di svolta, perché l'incidente scatenante è già avvenuto ed è così consueto, poco originale, poco interessante, ha in sé così poco da darci che potrebbe benissimo essere avvenuto all'inizio della storia o addirittura prima. In questo caso un investigatore che va a indagare su qualcosa non è qualcosa di originale e quindi ce lo piazzano così. In tutti i gialli, in tutte le storie, l'incidente scatenante è c'è stato qualcosa su cui indagare, no? C'è stato un omicidio, c'è stato un rapimento qua, c'è stata un'evasione, una sparizione e quindi qualcuno deve indagare. Diciamo che è l'elemento più banale della storia e quindi ce lo viene messo fuori. Però facciamo attenzione perché non è proprio una cosa abituale. Cioè, per certe storie l'incidente scatenante non può avvenire prima. Faccio il solito esempio con l'emblematico incidente scatenante di Spider-Man, che può valere per qualunque supereroe, per esempio. Possiamo noi scrivere, adesso sì, ma avremmo potuto goderci una storia di Spider-Man con l'incidente scatenante del morso del ragno radioattivo che capita prima dell'inizio della vicenda, prima dell'inizio della storia? Cioè vedere un Peter Parker che dice ciao a tutti, esce da scuola, si arrampica su un palazzo e prova a saltare i palazzi perché lui in realtà è stato morso da un ragno radioattivo? No, abbiamo bisogno di assistere a quella cosa. A questa invece no. Ho parlato tantissimo e ho scritto una parola sola. Allora, Rick dice, è da rifletterci su, sapendo già dove sarebbe andato a parare, ho notato parecchio l'alternanza degli elementi acqua e fuoco. Bravo, molto interessante questa cosa. Bisogna vedere se è uno stimolo, come dire, che ci tocca. Io sono molto guardingo sul simbolismo, perché molte volte il simbolismo è una cosa che gratifica di più l'autore che non avere una vera utilità. Perché diciamo che una struttura che abbia delle leve psicologiche agisce su di noi. Il simbolismo, se non viene colto, non ha nessun effetto. E quindi bisogna un po' stare attenti, ecco. Quindi, Rick, facci da indagatore dell'incubo su questa cosa. Allora, Laura dice, considerato l'intreccio, l'incendio scatenante, non potrebbe essere in realtà l'incendio, cioè l'evento che lui ha sottostimato e che si è concluso con l'omicidio dei figli? No. Allora, intanto nel film l'incendio non esiste, perché lei ha affogato i figli. L'incendio se l'ha inventato. Infatti quella cosa, secondo me, è un po' scappata, perché io non ho letto il libro, però lui se l'ha inventata di sana pianta. E il perché non me lo spiego. Non è spiegato nel film, o forse me è sfuggito, ma fatemi sapere. Dico di no, perché in realtà quello è il trauma che dà origine al fatal flaw. Allora, Dara Marx spiega benissimo questa cosa. Mi sto rileggendo tutti i manuali ultimamente perché sto preparando un corso di cui voglio essere orgoglioso, quindi voglio fare le cose fatte bene. E ho proprio riletto questa parte recentemente in cui in realtà, in una storia fatta bene, i nostri personaggi non è che iniziano e finiscono con la storia, hanno un passato e hanno un futuro. E all'interno di questo passato e futuro si alternano continui momenti di conflitto. Quindi è normale che noi percepiamo nuovi incidenti scatenanti all'interno del passato del nostro protagonista, ma in questa vicenda quello che ha peso sulla vicenda è il suo fatal flaw, e il suo fatal flaw nasce proprio da quel trauma lì, che è un incidente scatenante, ma non di questa vicenda qua. Capisci cosa voglio dire? Spero di sì. Penso all'incendio di casa, l'esplosione dell'auto, la scena con il fiammifero, il falò. Hai ragione, è carino sta cosa. Alessio, ma poi siccome non c'è veramente nessuna assegnazione dell'indagine, è difficile anche metterla in scena. Hai ragione, esatto. E questo forse, anche a questo è dovuto probabilmente il goffo inizio che tu hai notato. Cioè questo inizio strampalato. Da dove inizi? Da dove inizi una storia così, no? Dici... Speriamo che lo spettatore dia per buona questo inizio così
e si immagini tutto quello che è avvenuto, perché in realtà quello che noi immaginiamo sia avvenuto non è avvenuto, quindi in effetti è così. Per questo dicevo, è più uso consumo dell'analisi. Ah, in quel senso, sì, sì, dell'analisi. Esatto, dell'analisi, nel senso che se qualcuno si mette ad analizzare lo trova, forse è una cosa che piace alla critica, hai ragione. Bravo, Rick. No, no, ero sicuro che ero io che non avevo capito, perché, insomma, voi tutti siete così brillanti. Allora, Dani Villa, nel film dice che la moglie ha bruciato la loro vecchia casa per fare in modo che loro si trasferissero al mare. Ah! Bravo, quindi mi è sfuggita sta cosa. Lei aveva già fatto casino, si erano trasferiti al lago, non al mare, giusto? E lì è venuto il fattaccio. Vabbè, quindi prima incendio e poi negamento. Ok, anche a me era sfuggito. Mentre lui accusa Andrew di aver ucciso la sua famiglia in un incendio. Probabilmente non collega le morti. Ok, sì sì sì, può essere. Primo punto di svolta, i nostri vengono rapinati. Ma che cos'è sta roba? Ma no, ma questo è quello vecchio. Questo è quello vecchio, ragazzi. Questo è quello di Zombieland. Ma dove l'ho messo quello nuovo? Ma, allora ve lo dico a voce. questa era nuova, nelle analisi del laboratorio. Abbiate pazienza. Il primo punto di svolta di questo film qua è quando la cosa diventa personale, ovvero quando lui si trova, peccato perché era bello, si trova in quel momento in cui parla con quel tizio matto che, come dire, che dice che una tizia che annega i figli bisognerebbe ammazzarla, sedia elettrica, quelle cose là, in lui si risveglia qualcosa e dice... Conosci Andrew Leddis, è la prima volta che lo nomina e noi capiamo per la prima volta che c'è qualcosa di personale, c'è una posta in gioco. Troverà Andrew Leddis, scoprirà che cosa nasconde Ashcliff, e poi capiamo dal fatto che la tizia gli dice, gli scrive run sul giornalino, sul quaderno, sull'agendina, gli scrive scappa, capiamo che lui potrebbe essere in pericolo. Quindi lì viene inserita una posta in gioco e un nuovo obiettivo. Che però è interessante perché non è che lui ce l'ha tenuto nascosto, a lui nasce in quel momento lì, proprio a causa della sua follia. E quindi abbiamo di nuovo un momento che è coerente sia con la nostra ipotesi, sia con la realtà del film. E questa cosa è essenziale, la troveremo di nuovo. Al lago. Yo, ciao Dario, buonasera. Anch'io ricordavo che la moglie aveva effettivamente incendiato l'appartamento prima che si trasferisse al lago. Ok, no no, ma mi deve essere sfuggito a me. Colpo di scena, boom! Allo stesso punto di svolta di Zombieland. Andiamo avanti, vergogna, speriamo che non succeda più. Allora, nella salita l'indagine cambia. Quindi da quando noi scopriamo che c'è Andrew Leddis di mezzo e che appunto c'è questa Ruth, si è scappata, però c'è qualcosa di più, c'è Ashcliff che nasconde qualcosa e c'è una matta, una paziente che gli dice scappa, quindi qualcosa che noi stiamo vivendo sotto pelle da quando c'è quella che gli ha fatto quello che l'ha salutato, cioè che lui potrebbe essere coinvolto personalmente, potrebbe rischiare davvero, adesso ne abbiamo quasi la certezza che lui stia rischiando qualcosa e inizia ad essere più thriller, inizia ad essere più tendente, non dico all'horror perché sarebbe sbagliato, ma capitemi, la tensione sale, cioè non è più un giallo proprio perché coinvolge personalmente l'investigatore, che adesso non è più l'investigatore del giallo che resta fuori dalle questioni, li analizza e ci porta all'interno di un gioco, diventa il protagonista di una storia che rischia personalmente e quindi le cose diventano più thriller. Allora, ora l'indagine cambia obiettivo. Cosa stanno nascondendo ad Ashcliff? Anche lo stato mentale di Teddy peggiora e come lui cominciamo a faticare a distinguere la realtà dall'allucinazione, ovvero qua continuamente iniziano a esserci più flashback, più incubi, più questioni che, come dire, non capiamo bene se lui sta vivendo la realtà o sta entrando in un sogno, ma non è ancora come nella caduta. Qua cominciamo ad avere degli incubi, a chiederci delle cose... Ma dopo sarà ancora peggio. In questo c'è un'escalation bellissima e l'avrete sicuramente notata. Quindi qui cambia l'argomento, l'elemento principale dell'indagine non è più Rachel. Rachel diventa quasi un pretesto.
caspita, siamo in un posto così pericoloso, strano, della gente enigmatica, c'è qualcosa sotto, il nostro investigatore indaga su quello, l'obiettivo cambia, perché in realtà è lui che sta cambiando, no? Cioè è come se ci fosse qualcosa dietro. Attenzione, non è che cambia del tutto, noi siamo ancora intenzionati a scoprire che fine ha fatto Rachel, e Rachel è parte di questo obiettivo, è come è l'evoluzione dell'obiettivo, no? L'aumento della posta in gioco, cioè Rachel non è sparita, c'è ancora, e sappiamo che fa parte di un disegno più grande, ecco, questo volevo dire. Alessio, il punto di svolta secondo me è quando sogna la moglie che gli dice che deve restare e cercare l'Eddis. È il che sceglie di restare e portare avanti, è lì che sceglie di restare e portare avanti l'indagine. Allora, secondo me questa cosa, aspetta, adesso io non mi ricordo di preciso questa cosa di Leddis, avviene prima o dopo che interrogano quei due? Perché io ho notato che quando interrogava il primo, quello che dice ma quella Rachel ha ucciso i figli, una così bisognerebbe farla fuori, lui si vede che nella recitazione di DiCaprio si vede che questa cosa la accusa, ed è lì che inizia a chiedere: conosci Andrew Leddis, l'hai mai visto? Quindi non so se l'ha sognato prima o dopo, dimmi se te lo ricordi. Comunque potrebbe essere, se l'ha fatto prima, potrebbe essere quello. Nel libro spiega che la moglie ha tentato di uccidersi bruciando l'appartamento e poi si sono trasferiti al lago pensando che lei potesse riprendersi. Sì, e mi fa venire in mente che lui alla fine dice: è colpa mia, li ho uccisi io, perché quando lei ha bruciato non l'ho fatta curare, una roba così forse. Quindi è come se dicesse: quella era la prima avvisaglia, è lì che ho sbagliato a non fare qualcosa. L'ha sognato prima, ecco, perfetto, allora hai ragione tu, quello diventa il primo punto di svolta, il momento, cioè, o meglio, l'innesco, potrebbe essere un altro incidente scatenante, è un innesco, perché, come dire, è un suggerimento, no? Come incidente scatenante suggerisce un percorso, ma poi lui lo abbraccia, ed è lì il punto di svolta. Comunque ci siamo capiti, sì, è vero, l'ha sognato prima, benissimo, mi era sfuggito, bravi, esatto. Ah, mi pare che la sogna quando trova il biglietto con la regola del 4. Ah, sì, sì, sì. Benissimo. Ecco, un altro incidente scatenante. Un nuovo incidente scatenante. Che invece però riguarda più il percorso personale di follia di Teddy. Diciamo, no? Molto interessante. Perché ci voleva anche quello. Quando è che gli scatta qualcosa? Quando trova quel biglietto. E allora la sua mente gli fa rivedere sua moglie. E la moglie lo invita a... E lui incarna questo desiderio. Perché in realtà nasce tutto nella sua mente. Quindi è giusto così. Sì, sì, sì. Primo punto di svolta. Guardiano della soglia potrebbe essere sua moglie in sogno. E... bello, bello. Midpoint. Arriviamo nel momento in cui Teddy penetra nel padiglione C. Il padiglione C è il posto, il luogo proibito dove sta la verità. Cioè, lui idealizza questo padiglione C, nessuno può entrarci. Ed è lì che sta la verità, secondo Teddy. Allora, questo è interessantissimo perché potremmo aspettarci che sia l'obiettivo dove lui arriva alla fine, no? Invece ci arriva esattamente nel midpoint. Esattamente nel midpoint noi scopriamo la verità e affrontiamo un luogo oscuro, la caverna, eccetera, e affrontiamo l'antagonista. Qui l'antagonista è proprio la verità. Nel senso che Teddy sta combattendo per scoprire la verità e la verità lo sfonda perché incontra George Noyce, che lui ha appena nominato come essere un suo informatore, che gli ha detto delle cose. Lui lo incontra pesto e George Noyce lo accusa chiaramente, sembra conoscerlo e dice tutta la verità più schietta. Ma Teddy non è ancora a livello di conoscenze, non è ancora a livello di indagine, non ha ancora raccolto abbastanza informazioni, non si è ancora schiarito le idee a sufficienza per capire di che cosa sta parlando questo. Nell'intenzione del film c'è quella che anche noi dovremmo essere a livello di Teddy. In realtà noi siamo un pochino più evoluti e io, per esempio, qui, per me qui l'enigma si è un po' risolto, cioè ho capito che probabilmente il film andava a finire che il matto era il protagonista. Per carità, c'era ancora tanto da scoprire, quindi bello lo stesso, mi è piaciuto molto. Però è un po' un peccato. Non so se voi cosa avete pensato quando siete arrivati qua. Comunque questo è un buonissimo midpoint, perché appunto, oltre a schiarire le idee,
ci mostra come l'antagonista in realtà vince di nuovo su Teddy. Teddy incontra questi, sta perdendo la brocca e ne esce più sconquassato di prima. E comincia una caduta spettacolare. Teddy è sconvolto dall'incontro con Noyce, non se lo spiega. Iniziano le incoerenze con quello che lui sa e quello che gli è successo e quello che pensa che dovrebbe essere la realtà. E comincia a diffidare di tutti. Addirittura tiene un po' alla larga il suo partner, che è l'unico di cui si fida davvero. E la realtà si mischia con la fantasia in modo irreparabile quando incontra anche la vera Rachel. E questo ci depista di brutto. Allora, lui durante la caduta la sua sanità mentale proprio se ne va. Quindi non inizia più solo a sognare le cose. Lo vediamo tremare, lo vediamo spaventarsi, avere delle allucinazioni proprio da sveglio. E anche quelle che a noi sembra la realtà, in realtà potrebbero essere delle allucinazioni in maniera credibile e coerente con quello che sta succedendo. Allora, io per esempio non avevo colto questa cosa. Quale cosa? Del biglietto? Io non ricordo, la prima volta l'ho visto tanti anni fa. Sì, infatti è un po' vecchiotto. Allora, scusate, non ho finito di leggere. La realtà si mischia, incontra anche il direttore in questa fase, che non sta al gioco come gli altri. Il direttore è quello violento, no? Quello che gli fa tutto quel discorso sulla violenza. E lo vediamo come un tipo che in realtà non ha nessun rispetto di lui e del progetto del primario. Cioè gli parla come considerandolo un paziente violento. Quindi gli dice: il mondo è violenza, tu sei come me, noi siamo dei violenti, alla fine è tutto qui. Insomma, gli dice delle cose che in realtà non ci sembrano sensate. E questo è interessante perché neanche per Teddy lo sono, ma come lui sospetta che ci sia qualcosa che non va, anche noi lo sospettiamo, soprattutto noi. E quel discorso cerchiamo di decifrarlo e di metterlo nel giusto rilievo. Mi spiego. Se noi prendessimo quella parte e la mettessimo in un altro film, dici: ma perché questo gli parla così? È insensato e basta, mi dà fastidio, sono stupidi, no? Come... vabbè, non faccio paragoni. Però invece in questo film noi capiamo che siamo noi che siamo in carenza, in difetto di informazioni. Non il film che ha sbagliato, c'è qualcosa che noi non capiamo perché ci mancano dei pezzi, e questo, come dire, entra nel meccanismo della curiosità e ci avvince, ci fa aspettare di saperne di più per capire che cosa c'è dietro. In più incontra anche il dottor Cooley, come si dice? Cooley è bello. Che si stanca di fingere, io dico che si stanca di fingere, la prima volta che vediamo il film non si capisce, no? Cioè il primario, appunto, che non mi ricordo il nome dell'attore, abbiate pazienza, che si stanca di fingere, dice no, questa roba sicuramente non succede, tu non hai mai avuto un partner, è un po' stufo, no? Se noi lo riguardiamo sapendo la verità, vediamo che lui è proprio stanco e gli dice: basta questa messa in scena, non ce l'hai mai avuto un partner, tu sei qua ma non ce l'hai un partner. Ma questo fa scattare qualcosa, sentiamo noi che la verità sta per emergere e quindi rimaniamo avvinti, perché è come se ci dicessero: resta qua altri 10 minuti e scopri tutto quello che è nascosto in queste scene. Meccanismo della curiosità, ragazzi, che io ho fatto un video preso da Will Storr, che fa proprio una cosa come piace a me, schematica, precisa. Elenco puntato sui 4 modi in cui funziona la curiosità, e una è questa, potentissima. Cioè, in quello che noi abbiamo sotto mano c'è un mistero, ma non abbiamo abbastanza elementi per vedere il disegno generale. L'esperienza di morte. Teddy sospetta che il suo partner sia stato catturato proprio quando lui gli dice così, e gli dice: allora, il tuo partner, come dire, stai rinsavendo? E lui invece dice: qua mi vogliono fregare, mi stanno drogando, è meglio che sto al gioco. E dice: no, non ho nessun partner. E in realtà pensa: hanno preso il mio partner, l'hanno portato nel faro e gli vogliono fare delle cose brutte. E questa è il momento in cui l'indagine va a farsi benedire, lui deve scappare, la posta in gioco cambia completamente, diventa sopravvivenza, lui non deve più solo cercare la verità, ma lui deve salvare il suo partner e fuggire. E questo è davvero bello, a livello narrativo
è un innalzamento della tensione potentissimo anche per noi, che tra l'altro noi a questo punto non sappiamo più quanto abbiamo capito e quanto in realtà forse ci siamo sbagliati. Cioè lui davvero forse lo stanno fregando, no? È un po' il gioco della follia. Il folle a cui dicono sei folle è folle o sono gli altri che lo vogliono rendere folle? Capito cosa voglio dire? E quindi qua abbiamo dei dubbi. È molto intenso come momento. Adesso leggo. Lui potrebbe capire tutto nel midpoint, ma capisce tutto al contrario. Infatti anche l'allucinazione di Rachel nella caverna gli spiega tutto al contrario di com'è davvero. Esatto, perché quella asseconda la sua visione dei fatti. Gli dice: hai fumato le sigarette di qualcun altro, ti hanno dato una pillola quando hai mal di testa, quindi ti stanno... E quindi è quella sua diffidenza che si materializza e ci convince anche a noi, tra l'altro, no? Ci mette in dubbio. E quindi è questo che dico, come noi siamo in realtà esattamente parallelamente coinvolti dalla vita di Teddy. Cioè noi siamo Teddy in quel momento, quello che prova lui lo proviamo noi, quello che confonde lui confonde anche noi. Questo è show don't tell. Alessio, intendo dire che non avendo colto che il dialogo con Noyce fosse rivelatore del fatto che in realtà era Teddy il pazzo. Infatti capita, io secondo me non è che si dovesse capire, io ho iniziato a sospettarlo e diciamo che ho fatto un po' metanarrativa, ne so che, nel senso che è un po' come se vi dicessi: allora immaginati la storia di un investigatore che a un certo punto ha il dubbio se è lui il pazzo o no. Come finisce la storia? Finirà che è lui il pazzo, perché se in realtà scopre che lui non è pazzo non è così interessante e non c'è una vera inversione, c'è solo un inganno, ma alla fine niente di fatto. Quindi finirà che lui è il pazzo, no? Anche se mi vuoi dire che non è vero, alla fine sarà così. E quindi questo un po' rovina, purtroppo. La figura del direttore è mal trasposta nel film. In realtà nel libro il direttore pensa che il dottor Cowley abbia sbagliato a lasciarlo libero e cerca di provocarlo. Ma secondo me lo fa anche nel film, eh? A me quel dialogo in particolare mi è sembrato esattamente questo. Allora, Twilight, meccanismo della curiosità. Bello, vero? Bello, bello. Allora, e soprattutto io penso che questo meccanismo della curiosità sia uno degli strumenti più efficaci e potenti che abbiamo per coinvolgere il fruitore della nostra storia. Non c'è niente che ci avvinca come la curiosità, è proprio una roba... sì è bello, sì è piacevole, sì ci affezioniamo ai personaggi, sì tanti meccanismi, sì l'empatia, tanti tanti tanti, ma la curiosità è quello che ci afferra prima e ci tiene più stretto. Alessio, questo confine molto nebuloso fra realtà e proiezione mentale mi ricorda molto Dick. Sì, capisco cosa intendi. Sì, sì, è vero. Philip Dick. Ma adesso sto pensando a Blade Runner, cose così, sicuramente, sì. Allora, dovrò rivederlo una quarta volta alla luce di questa anatomia della trama. Di la verità, Tiziano, lo fai solo per questo, non perché ti piace da morire e lo vuoi rivedere. Allora, Laura, non sono d'accordo sul fatto che Cowley sia stanco. In realtà, più che stanco, comincia a temere di non fare in tempo a farlo rinsavire, anche se fosse sono un po' triviata dal libro. No, allora, no, può benissimo essere quello che dici tu, eh. Sì, il direttore sembra solo un pazzo e sembra che la provocazione sia fine a se stessa, invece nel libro vuole dimostrare che il dottore ha torto. Allora, diciamo che quello che dici tu non è sbagliato. Io dico che lo vedo stanco, però può benissimo essere che in realtà sia come dici tu, cioè che il tempo stringa e lui voglia risvegliarlo. Diciamo che nell'effetto che lui dice: dai, svegliati, guarda che per esempio non ce l'ha mai avuto un partner, è una cosa che tende a quello. Poi la motivazione è sfuggente, può essere una, può essere l'altra, ma l'effetto è quello. Può benissimo essere quello che dici tu, però io non l'ho visto in maniera palese, manifesta, diciamo. E quello che dici sul direttore, io l'ho intuito così, pensando, considera che io il libro non l'ho letto, quindi sono sincero quando te lo dico, eh. Io ho pensato: il direttore è un capo, il primario è un altro capo, si stanno comportandosi in maniera opposta. È evidente che il direttore non stia dando corda al primario, quindi non sia d'accordo con lui. Poi che sia un po' matto sembra, in effetti, perché gli fa proprio dei discorsi provocatori, ma
insomma, un pochino esagerati, no? Dice, se io adesso ti azzannassi un occhio, cosa faresti? Ma sei scemo, tu dovresti essere internato. E secondo me un po' era quello anche lo scopo, cioè quello di farci vedere come in realtà la follia non sia solo da una parte. Boh, non lo so, però è buttata un po' lì così. Diciamo che ha migliorato la scena, forse, però è un po' così. Twilight, Sognando pecore elettriche, esatto, che è il romanzo da cui è stato tratto Blade Runner. Pensavo più a Ubik o a un Oscuro Scrutale. Ecco, questo io non li ho letti, quindi non saprei dirti. Andiamo avanti. Però potrebbe essere interessante leggerli alla luce di ciò. Allora, nonostante tutto, Teddy non cambia durante la trasformazione. E per cambiamento qua io ci vedo, tutto era stato fatto per farlo cambiare, ma ciò non succede. Cioè, proprio il risveglio, no? Il cogliere la verità potrebbe essere la sua trasformazione. Perché secondo me, come diceva Laura, il suo fatal flaw è quello di non accettare la realtà. Tutto è stato fatto per fargli accettare la realtà, per fargliela vedere. Invece lui rimane ancora immerso nella sua proiezione mentale, che nasconde tutte le cose brutte che gli sono successe e gli danno una versione della realtà che, per quanto terribile, è migliore di quella vera. E questo è molto, molto intenso. Sto ripensando a tutto il periodo dei Covid, i negazionisti, le cospirazioni, tutti quella. Vi ricordate quando eravamo divisi in due tra vaccinisti e Novax, eccetera? Questo casino, questa folle paura. Una volta avevo sentito una ragazza che aveva studiato sociologia che diceva: questo è quando abbiamo così tanta paura che una versione brutta, dove c'è un nemico a cui dare la colpa, ci sembra comunque più accettabile del caos. E quindi in questo senso noi possiamo empatizzare con questa paura atavica anche con Teddy. Climax, come dice qualcuno, ma è climax, è latino. Allora, o è greco addirittura, è greco che è latino. Arrivato al faro, Teddy scopre tutta la verità. Bellissimo. Lui arriva al faro e scopre tutta la verità. Ma ho fatto l'archetto, dopo lo vediamo, Laura dice, secondo il loro piano, Teddy avrebbe dovuto capire tutto quando Chunk gli dà il foglio di ricovero di Laddis, ma lui non lo prende e il piano sembra non funzionare anche per i dottori. È vero, infatti poi glielo dice. È bellissima sta cosa. A rivederlo, la prima volta che lo vedi non te ne accorgi, a rivederlo è proprio, cioè ci ha preso per il naso tutto il tempo senza prenderci per il naso. Questa è la cosa brillante. Nell'epilogo Andrew ricorda tutto, ma non può vivere col peso dei ricordi e si fa liberare dalla lobotomia. Cioè, la lobotomia, lui decide consapevolmente, arbitrariamente, di farsi lobotomizzare. Perché non riesce a vivere con quello che ha scoperto alla fine, no? E Rachel, lui dice, io ho ucciso Rachel, Rachel mi aveva chiesto di essere liberata. E io non posso non notare come queste due cose siano vicine e identiche, come si parli di liberazione, come si parli di essere liberati da un dolore troppo forte attraverso una cosa, come dire, totale, no? Attraverso una cosa estrema, la lobotomia oppure la morte. Allora, Dario dice, il ragionamento di questa tua amica sociologa vale anche per le religioni, ma... sì, diciamo che è un meccanismo, no? È un meccanismo di difesa, sicuramente vale anche per alcune concezioni religiose. Adesso non è che voglio fare discorsi così pesi, però sì. Nel libro invece ti fa intendere che torna pazzo, e a me piace più il finale del film, però sono potenti entrambi. Esatto, allora, anch'io l'ho letta questa cosa e me la confermate, Dani e Laura, che l'hanno letto recentemente. Che, e poi vi faccio una domanda che non c'entra niente, che appunto nel libro c'è un loop, no? Viene suggerito il finale che lui torna a rigiocare al ruolo di Teddy e quindi, come dire, è fuori di testa, non c'è niente da fare. Che significa che non puoi fuggire dalla follia. È un po' un finale super tragico, oppure significa forse, ditemi se secondo voi l'avete letta così, che dalla follia puoi fuggire se accetti la realtà. Cioè, finché non accetti la realtà, vivi in una follia,
che è molto Dick, come dice anche Alessio. Però, e quindi suggerirebbe, solo accettando la realtà puoi scappare dalla follia. Nel film invece hanno fatto diventare questa cosa, non puoi fuggire dalla follia, cioè, dal dolore, cioè da un certo tipo di follia non c'è modo di fuggire. Perché? Perché lui accetta la realtà alla fine, e ciò nonostante sceglie di non vivere più, in un certo senso, cioè di perdere la consapevolezza, la coscienza, perché questo peso è troppo. È intenso, interessante. Vediamo un attimino l'archetto, anzi prima andiamo a vedere cosa dite voi. Alessio dice: mi fa un po' sorridere che è il finale, quando sono seduti sui gradini c'è anche scuote la testa al dottor Cooley e gli infermieri siano già subito pronti a fare una lobotomia d'urgenza. Ma ti fa sorridere? A me invece è sembrata come una roba del tipo che lui era lì che gironzolava, loro si mettono d'accordo come equipa e dicono: allora lo lobotomizziamo o no? Ma no, probabilmente sta bene. Allora mandiamo lì il dottore a vedere. E poi quando vedono che non c'è con la testa, dicono: vabbè, è di nuovo tornato nel suo mondo, agiamo, saranno stati già pronti. Allora, Twilight dice: condivido, se accetti la realtà puoi convivere con la follia, tipo fartela amica. Non lo so. Allora, se accetti la realtà non hai bisogno della follia, no? È come se la tua realtà diventasse un incubo, però è reale. È un po' il discorso: è meglio una amara verità o una bella bugia? E io di sta roba ne ho parlato con mia sorella, per dire, e lei mi ha detto: è chiaramente meglio una bella bugia, non se ne parla. Però invece per me no, la verità ha un valore assoluto. Quindi stiamo entrando in discorsi un po' filosofici, però è interessante. Non lo faccio perché voglio filosofeggiare, ok? Lo faccio proprio perché all'interno di una storia questo è il nucleo che la rende interessante. C'è qualcosa di profondamente riflettuto e profondamente umano. Quindi è una bella domanda. Dani dice: nel film la intendo come una vittoria sulla follia, ma una resa al senso di colpa. Ah, ok, sì sì, quindi lui si sentiva così in colpa che ha preferito essere folle. Ma anche lì, anche il film secondo me dice questa. Ah no, tu la dici nel film, sì, hai ragione, che scemo. Nel film dice questo, esattamente questo, sì. Però appunto, sì sì, è vero, è vero. No, ho sbagliato io a dire non c'è libertà dalla follia. È proprio che certe colpe non ti permettono più di vivere. Ciao Teresa. Allora, quella era comunque la fine della sua terapia. Mentre il protagonista faceva il suo percorso, lo staff si preparava. Sì, esatto, anche secondo me. Alessio, il problema è che nel film hanno tagliato, nel libro il dottor Cooley hanno dato solo 4 giorni per farlo riprendere, altrimenti devono lobotomizzarlo. Nel film ne ha vissuti 2. E questo ticking clock manca, più che altro perché il protagonista non è consapevole, però diciamo che c'è. Nel film sceglie di far finta di essere folle per avere la scusa per morire, ma in realtà la follia l'ha sconfitta. Sì, 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 però esatto, però non era il suo obiettivo. È inutile dire che anche questo finale, quando lo analizzo, mi metto lì a guardarlo e prendo gli appunti, eccetera, mi immergo tanto nel film, per questa cosa mi piace molto, anche questo tipo di live. E oh, io piango a quasi tutti i finali di questi film, perché sono belli. Ho pianto ho pianto anche stavolta. Vediamo il coso del climax, la struttura del climax. L'avvicinamento. Teddy raggiunge la cima del faro. L'incidente scatenante. Il dottore lo sta aspettando. Primo turning point, cioè la svolta. Il dottore esordisce con una frase emblematica e strana. E quella frase è potentissima perché è come un innesco. E dice: cosa hai detto? Lo sai benissimo cosa ho detto. Certo che lo so benissimo, stai parlando di mia moglie, del mio trauma. Che cavolo stai facendo? Cosa sta succedendo qua? Qualcosa è cambiato, inizia il combattimento, la salita. Il dottore accusa Teddy di essere folle. Gli dice: te sei fuori di testa, non lo capisci che sei fuori di testa?
Teddy invece sa come reagire nel midpoint. Se lo aspettava che provassero ad accusarlo di follia e non ci casca. Momento di grazia. Ha parlato con la vera Rachel e questo il dottore non se l'aspetta. Io ho parlato con la vera Rachel e so la verità. Scemo, non ci casco. E qua anche noi possiamo vivere questa sensazione. Ma la caduta ci frega, ovviamente. Il dottore fornisce il suo fascicolo. Spiega la legge del 4. Gli dà tutte le motivazioni razionali per fargli capire che cacchio... è davvero pazzo, santo cielo, le cose vanno male. Rispecchia un po' quello che succede nella caduta del film, cioè la follia prende il posto della ragione. Esperienza di morte, cioè la cosa peggiore che può succedere in questo momento di dubbio è avere la certezza che la cosa che meno vuole lui, che meno desidera, sia proprio quella. È la prova provata è che entra Chunk ed è Sheehan il suo psichiatra, l'unica prova che l'avrebbe salvato dalla realtà. Cioè, finché io non vedo il mio collega, trovare il collega, e se ci fate caso, ascoltando il nostro termometro interiore emotivo, anche noi proviamo questa cosa. Se adesso arriva il collega con la pistola spianata, che si è riuscito a liberare dalla prigionia, e dice dobbiamo fuggire da qui perché fanno i test, noi ci crediamo, a posto, così, ha ragione lui. E invece entra lui e dice, no, io sono il tuo psichiatra e tu sei pazzo. Cacchio, è finita, capito? Esperienza di morte, a terra. C'è una trasformazione, Andrew accetta questa cosa. Adesso non è più Teddy, è diventato Andrew. Accetta questa cosa? No, non l'accetta, non la può accettare. Non c'è una trasformazione, quindi è un arco tragico. Parlo dell'archetto del climax, ma comunque... no, dell'archetto del climax. E nel climax del climax lui prende la pistola per sparare. Cioè abbiamo un'ultima prova e un vero conflitto. Come dire, il culmine del conflitto. La sua pistola è un giocattolo. Gli mostrano le foto dei figli morti e lui niente, non può più far niente. È stato sconfitto del tutto. Allora, a questo punto andiamo qua. Lui è stato sconfitto del tutto e capisce che non può farci niente. La realtà lo prende a sberle. E lui sappiamo che finisce con la frase è meglio vivere da mostro, quindi senso di colpa, macigno, o morire da uomo per bene. Liberarmi di questo senso di colpa, pagare per le mie colpe. Frase emblematica, molto forte. Andiamo a vedere un po' di roba. Anzi, prima vediamo se avete detto qualcosa, scusatemi. Mi stavo ricommuovendo. Allora, Dani dice no, questo l'ho già letto. Alessio dice sì, ho capito, ma non è che lo devi lobotomizzare seduta stante, prelevandolo dal giardino. Sì, è vero. Boh, però si vede che da dove lo vuoi prelevare? Alla fine lui sta lì, non è che vive altrove, capito? Lui era pronto, si alza. Boh, io l'ho vista come una buona scena. Però capisco cosa intendi. Come l'avresti fatta tu? Come l'avresti realizzata per non avere questo effetto? Perché potresti anche migliorarla, chi lo sa. Allora, leggiamo un po' di cose che mi va di citare per quanto riguarda le scene del film. Allora, l'indagine è interessante, cioè Rachel non può essere fuggita dall'isola. C'è un enigma della camera chiusa, anche se siamo all'aperto. Viene riportato sull'isola, capite cosa intendo, no? Non devo spiegarvi niente. C'è il biglietto della legge del 4, che è un enigma vero e proprio, no? La curiosità è legata a ciò che c'è da scoprire, ci distrae da ciò che la storia nasconde davvero. Noi non ci accorgiamo di tutta la verità, che pure è di fronte ai nostri occhi. Proprio perché siamo distratti da questa indagine qui, esattamente come Teddy. Questo permette una narrazione molto più sincera del solito, con molti richiami alla verità e semine. Cioè, se noi non avessimo questa indagine, tutto quello che viene fatto e detto a Teddy, tutti quei piccoli dettagli che ci dicono che Teddy è matto e che quelli intorno a lui sono i suoi dottori, salterebbero fuori, ci verrebbero mostrati, verrebbero, noi li coglieremmo e capiremmo subito di che cosa parla la storia. Non ci stupirebbe, sarebbe brutta. Più brutta di così, diciamo. Ma il fatto che noi siamo completamente assorbiti da questa incredibile indagine ci svia, ci fa credere che questo sia una storia, come dire, poliziesca, che sia un'indagine vera. E ci chiediamo, questa Rachel, cosa le sarà successo?
È fantastica sta cosa. È un'ottima associazione. Come in ogni buona indagine, gli elementi si sommano uno all'altro per costruire un quadro la cui coerenza è vera ma sfuggente. E questo, allora, io ho presentato questo film all'inizio perché ho pensato, in diversi mi state chiedendo di portare un giallo perché siete curiosi di vedere la struttura proprio di un'indagine, se ho capito bene cosa intendete. Cioè, la struttura narrativa, ok, ma come si costruisce un'indagine, un giallo, una cosa misteriosa? Allora ho detto, Shutter Island ce l'ha, però chiaramente... come dire, non è l'ideale. Allora, altri adesso ne sto cercando, li cerco, me li avete consigliati, li sto riguardando pian pianino. Però Shutter Island è più un thriller psicologico, cioè dopo un po' questa cosa sfuma, ma c'è, per un po' c'è. E infatti, appunto, abbiamo gli elementi che si sommano per costruire un quadro coerente, cioè non sono cose a caso. Rachel è scomparsa, ma Rachel aveva lo psichiatra che se n'è andato, e l'infermiera dice che no, ma c'è qualcosa che non va, qualcuno... Insomma, si sta costruendo un quadro coerente, ma sfuggente, cioè che non è che un elemento ci chiarisce il quadro. Questo è fondamentale di un'indagine. Io non trovo mai un indizio che da solo basta a capire il tutto. Il finale mette insieme gli ultimi tasselli e mostra l'immagine completa che dovrebbe sempre essere diversa da quella che ci siamo aspettati, ma possibile. Cioè, noi alla fine di questa indagine su Rachel, su Ashcliff, effettivamente mettiamo insieme i tasselli in un quadro coerente, cioè non sono bugie, quelle che ci hanno raccontato non sono bugie, sono elementi di un'immagine che però quando la vediamo nell'insieme, nel suo insieme, la riconosciamo e riconosciamo essere qualcosa di diverso da quello che ci saremmo aspettati. Questo è cruciale, perché quando noi vediamo l'immagine che ci aspettavamo dall'inizio è deludente, no? È un po' quello che secondo me succede in Knives Out, infatti per quello non ve lo porto, perché secondo me alla fine lei è innocente davvero? Sì, lei è innocente davvero. Ah, ok. Invece no, deve essere qualcosa di inaspettato, e qua si gioca tantissimo con l'intelligenza dello spettatore o del lettore, perché il fruitore di questo tipo di storia sta giocando con noi, vuole scoprirci prima è deluso se vince lui, vuole che vinciamo noi, vuole che noi lo sorprendiamo come ha 99 tasselli e non vede ancora l'insieme, col centesimo, che però il centesimo non è il ritratto di tutto l'insieme, capite sta metafora? Sì. Ma è solo il tassello che manca. Quando inserisci quello, si vede tutto l'insieme, e l'insieme in realtà è qualcosa di diverso. Bam, spettacolo, bello. Perché? Perché hai ragione tu, perché non mi hai imbrogliato. Effettivamente i tasselli erano quelli giusti, ma li hai messi in modo che io pensassi qualcosa di diverso. Bravo, complimenti, mi hai battuto, dirò a tutti che sei figo. Invece no, se ho scoperto tutto, hai fallito. Molto delicato il giallo, molto difficile. Allora, Alessio Vallese, non ricordo un bisturi, in realtà lui ha dimostrato di essere violento, il direttore pensa che lo sia, la guardia del faro gli chiede se vuoi uccidermi, per cui dovrebbero bloccarlo, sì, prima che scappasse e sedarlo, sì, c'è anche la semina quando l'altro dottore lo becca nel corridoio, cerca di sedarlo, sì sì è vero, lui è, lo dice, sei il più pericoloso di tutti, quindi Laura dice ci sta che stiano là pronti a beccarlo, è vero, è vero. Tiziano dice, sì, il romanzo di Dick più vicino a Shutter Island è Ubik, in cui ci sono due realtà e non si capisce quale sia quella vera. Allora me lo vado a leggere, grazie della dritta. Alessio, puoi anche prelevarlo dal giardino e portarlo al faro, ma non vedo perché gli infermieri devono avere in mano gli strumenti. Preparare prima la sala operatoria. Sì, hai ragione, questo di sicuramente hai ragione. Io non mi ricordo questo dettaglio, se è così hai sicuramente ragione. A meno che non siano appunto, che ne so, siringhe per sedarlo perché hanno paura di lui, comunque se c'è probabilmente è quell'indizio per farci capire che cosa sta davvero succedendo, per non lasciarci ignoranti, che è un po' quello che succede a volte. Noi vediamo sta cosa, sti letti di metallo nello sfondo, ci viene parlato di lobotomia, sono tutte cose per farci capire che cosa succede davvero. Il Demiurgo, un thriller psicologico, che caratteristiche dovrebbe avere? Dovrebbe essere un thriller, nel senso fare tanta paura su elementi psicologici e non semplicemente sulla paura della morte. Quindi la paura della follia, la paura, che ne so, dell'impotenza, elementi
di coercizione psicologica più che di coercizione fisica, se non sto dicendo cazzate, che è anche possibile, ditemi voi se avete un'idea diversa, anzi approfittiamo del fatto che oggi siamo in tanti e siamo belli e bravi. Allora, Dani, è come Data che guarda il mare, che in realtà è il volto di Abramo Lincoln, un quadro di Salvador Dalì. Ma che cosa stai dicendo? No, scusa Dani, non ti seguo, non sono abbastanza acculturato. Mostrimi una poltrona con delle manette davanti alla TV mentre trasmettono Barbara Russo, mi sarebbe sembrato più sensato. Luca, la tua giustificazione della scena ha senso, l'ho pensato anch'io, però è goffa. Sì, allora, secondo me, soprattutto in questi, in queste produzioni su larga scala, che quindi capisci, cos'è, Scorsese? Scott, chi è che l'ha fatto? Mi ricordo più, io li confondo. Comunque sia, è un con DiCaprio, un filmone che andrà dappertutto. È meglio essere goffi piuttosto che essere fraintesi, credo. Anche se appunto questa goffaggine è in qualche piccolo dettaglio, non è una goffaggine generalizzata, è una porcheria. Però sì, hai ragione. Se ci fosse stato un modo per renderla meno goffa, togliendogli anche solo gli strumenti, a questo punto nessuno aveva bisogno degli strumenti per capire cosa sarebbe successo, probabilmente sarebbe bastato. Però sai, sono quelle cose che non lo sai davvero, cioè arrivi a un limite che non sai davvero cosa fare, cioè qual è la scelta giusta? È essere capito da tutti o essere elegante? No? È un po' difficile, io non saprei dare una risposta. Per me è difficile. Scorsese, ecco, vedi. Io confondo Scorsese con Scott, perché c'è un po' questo difetto delle iniziali. Allora, Gala che contempla il Mar Mediterraneo, cercalo dopo il live, mi è venuto in mente questo. Perfetto, benissimo, andrò a cercare. Andiamo avanti. Allora, durante lo svolgimento di un'indagine, molte conversazioni e dettagli secondari per una trama diversa diventano tasselli fondamentali e lo spettatore presta più attenzione del normale. Cioè, mentre noi stiamo andando avanti con l'indagine, alcune cose iniziano a prendere più spazio di quello che avremmo pensato e noi stiamo più attenti del solito. Cioè, per esempio, il primario che spiega è una spiegazione pallosa, cioè lui arriva lì e dice: dove era lei il 15 maggio? Stavo sorseggiando un brandy con mia moglie al terzo piano. Sto inventando, non è questo il film. Noi diciamo: oh, che palle, sì, la solita cosa. Ma in realtà qua ci intriga, perché oltre ad esserci un'indagine davvero interessante, vediamo che c'è qualcosa sotto e quindi stiamo attentissimi per cogliere i dettagli, e questo aumenta la nostra attenzione e quindi come godiamo del film. Perché una cosa che ci, come dire, che ci rende più attenti è una cosa che ci piace, che ci stimola, la troviamo più piacevole. Prima di conoscere la realtà dei fatti c'è bisogno di una narrazione da accostare alle nuove scoperte. Per questo il film è disseminato di flashback e racconti del passato di Teddy. Lo sappiamo, l'abbiamo visto, no? Ovviamente quando noi cogliamo la realtà dobbiamo ricostruire una storia che ci è stata raccontata. Perché non è che arriviamo in fondo e ci dicono: ma tu hai ucciso tua moglie. Beh, no, noi sappiamo di cosa parla, l'abbiamo visto in prima persona, è importantissima sta cosa. Quando qualcuno parla di qualcosa, noi dobbiamo averla vissuta, dobbiamo essere di nuovo allineati al protagonista. Quando dicono: tu hai ucciso tua moglie, noi diciamo: oh, lui ha ucciso sua moglie, sappiamo che è sua moglie, sappiamo cosa pensa di aver fatto lui. Ci coglie come coglie il protagonista, per questo viene fatta. Noi però pensiamo che si tratti dell'esposizione dei demoni interiori dell'investigatore, cioè ci viene presentata come una cosa che sì, lui ha delle turbe e va bene così, invece poi viene sfruttata questa cosa. Quindi non ci sono cose gratuite, ok? Tutto viene acquista un senso nell'interezza dell'opera, molto buono. L'empatia con Teddy è generata dalla competenza di Teddy, lo vediamo che è figo, che è in gamba, sa muoversi, dall'agency che ha, quindi lui è disposto anche a bluffare, a barare, a fare la sua parte, e questo è molto importante. E ragazzi, una cosa che manca tantissimo nei protagonisti, soprattutto degli scrittori, è l'agency, e della sofferenza che lui prova, perché lo vediamo che da quando inizia a vomitare dal mare ma in poi lui è sempre sofferente, ma soprattutto perché ci viene presto fatto credere che lui sia ostracizzato e in pericolo. Cioè lui vuole fare la sua parte ma lo bloccano,
vogliono fregarlo. Lui non si fa fregare, è furbo, ma c'è qualcosa che non va e probabilmente è in pericolo. E questo ci fa pensare, attento, stai attento, ci fa tifare per lui. Molto importante, l'empatia. È importantissima, yeah, yeah, yeah. Flashback. Allora, sono già all'inizio. Allora, all'inizio sono dei veri flash, cioè non sono dei flashback veri e propri, no? Sono delle immagini che ci colpiscono, ci vengono mostrate così. Ed è bello perché non ci rompono le palle, capito? Non è che parte dicendo, vanno sulla nave, dice, tu sei sposato? Avevo una moglie, pum, parte il flashone, dice, che palle, non so ancora chi è questo, e già mi racconti la storia della sua vita. Non funziona così. Molto spesso noi crediamo che sia così che va, no? Allora, tu più uno conosci, più conosci del passato di uno, più ti affezioni a lui, più lo conosci meglio. No, se non lo conosci, non ti frega una ceppa del suo passato. Questa è la realtà. E infatti ci fanno i flashini. Dopo alcuni momenti fornitici senza spiegazione, iniziamo a sentire il desiderio di saperne di più. E solo quando lo spettatore lo vuole, gli viene dato il flashback vero. E questo è fondamentale sui flashback. Non diamo i flashback prima che siano richiesti, perché sennò rompono le balle. Invece qua di nuovo viene usata la curiosità. Lui c'è qualcosa, c'è qualcosa. Qualcosa avrà a che fare con la storia. Ma di cosa parlerà? Cosa c'è che non va in sto tizio? Perché ha ste robe? Ditemelo. Ok, te lo dico, ti faccio vedere il flashback. Il primo atto è denso di dettagli e narrazioni, quindi fino al primo turning point, e serve a mescolare semine doppie. Ce ne sono doppie, sia sull'indagine di Rachel Solano che è sparita, eccetera, ma anche quello sulla storia di Laddis. Cioè, mi ricorda un po' Coco. No, ovviamente. Però, come dire, ci sono più storie intrecciate qua. C'è il passato di Andrew, il presente di Andrew, quindi la sua indagine, quello che lui vive ad Ashcliff, e il presunto passato di Rachel, quindi la presunta cosa che è successa a Rachel. Sono tutte storie complete, storie che vengono date, fornite allo spettatore in questo caso, e che hanno bisogno delle loro semine e dei loro indizi, e tutto quanto viene mostrato. Il primo atto è ricchissimo di questi elementi, noi stiamo attentissimi a capire cosa succede, ma servono tutti anche per dopo. Guardate che fare una cosa così, secondo me, è davvero molto difficile. Ed è molto tecnico, se capite cosa intendo. Ci sono degli scrittori ancora che parlano di non faccio la scaletta, scrivo, estro, amore, eccetera. Sì, ci sono libri fatti così, anche che sono anche venuti bene, ci sono anche autori bravi a fare questa cosa qui. Non viene fuori questo, perché questa cosa va costruita, ok? Io parlo di questa sceneggiatura in particolare, ma anche una storia romanzata, cioè un romanzo, intendo scritta, scusatemi. Viene, è importante che le cose siano al posto giusto e che ci siano, e una cosa così va costruita con attenzione, non va improvvisata, non si può improvvisare per tutto. Oppure la improvvisi, ti accorgi che hai fatto una cagata e rivedi tutto nell'ottica di farla come si deve, ma è come aver fatto una super scaletta e il lavoro dopo è comunque molto intenso. Per tutto il film, Teddy Daniels mostra di detestare e non avere alcuna pietà per i pazienti dell'Ashcliff. Se ci pensate, li picchia, li schifa. Quando se ne parla dice, ma per me questi dovrebbero tutti essere ammazzati, ma in manette, ma che ti frega, è un assassino. Lo dice continuamente. E questo rende molto significativo il finale agli occhi dello spettatore, perché c'è proprio questa inversione. Tu hai detestato qualcosa e sei tu quella cosa. Pensate se lui avesse sempre, sempre manifestato altruismo, accoglienza nei confronti di questi poveri matti, alla fine dice, ah, sono matto anch'io, ma vedi che mi voglio bene. Questo è un conflitto interiore molto violento e ci piace. Da un regista come Scorsese mi aspetterei che si capisse con eleganza. Beh, sei un po' severo, Alessio. Diciamo che sì, Scorsese è bravo, ma lo ha dimostrato anche qua. Alla fine quella scena là, se hanno gli strumenti in mano, è un po' goffa, ma nell'insieme il film è tutt'altro che goffo, dai. Su, via, non essere cattivo. Il mal di mare aiuta parecchio e Chunk lo dice apertamente. Un'immagine che cozza con l'idea dell'eroe. È vero, è vero. Considera che tutte le semine ci sono anche nel libro e anche di più. Ma infatti io sono convinto che sia un ottimo libro. Non sono riuscito a leggere, volevo farlo, ma... Bene. Ragazzi, stiamo per arrivare alla fine e poi cominciamo con la sfida creativa. Mi sono arrivati 3 dei vostri esercizi molto carini e poi vi dico che cosa facciamo al prossimo mese. Yeah! Allora,
La recita dell'infermiera, questo sì, sono d'accordo con Alessio, era, questa esce un po' dalla misura. È un po' troppo buona e quello che dice è un po' troppo improvvisato rispetto a quello che potrebbe essere un piano per risvegliare Andrew. Cosa intendo? Avete presente quando gli dicono noi Rachel l'abbiamo trovata, gli fanno fare la recitina alla infermiera che fa finta di essere Rachel e che gli dice ah sei tu sì, e lui cerca di consolarla e poi gli dice no io ti ho seppellito, che cazzo sei tu, e fa la scenata isterica eccetera. Era una recita? Cioè, quella era un'infermiera che stava recitando. Beh, ma è bravissima. Cioè, datele l'Oscar. Santo cielo, deve far teatro. È davvero troppo brava. Troppo immedesimata. Anche il fatto che i pazzi recitino la loro parte. C'è un momento in cui dicono, parlano come hanno detto le stesse... Cioè, lui dice, hanno detto le stesse cose. È come se li avessero imbeccati. Sì. La seconda mi sembra più credibile del primo. Dei matti interrogati. Questa infermiera in particolare è un po' troppo brava. Mentre per esempio Chunk, lo vediamo, cioè a me è piaciuta un sacco la scena in cui loro entrano nel padiglione C, no? Che aprono le porte e Chunk resta sempre un passo indietro e un po' guarda dove si trova. E intanto continua a sbirciarlo come dire, tutto bene, cosa farà? Cosa stai facendo? Cioè lo tiene proprio d'occhio, si vede che sta recitando e lo tiene d'occhio e che non è a suo agio nel suo compito. E quindi lui è molto credibile anche col senno di poi. Questa qua un po' meno, se vogliamo fare una critica. Quando Teddy entra nel padiglione C dice è qui Laddis, lo sento vicino, e questo è del tutto irrazionale. È uno degli esempi su come la narrazione non sia camuffata, cioè non ci prende in giro. Quando lui entra lì e dice io sento che c'è Laddis, noi diciamo, pensiamo che sia una reazione emotiva di un uomo che cerca molto. In realtà, col senno di poi, di nuovo, capiamo che lui non dovrebbe fidarsi di una sensazione del genere. Non potrebbe dire, sento che è qui, capito? E quindi questo diventa di nuovo un qualcosa che ci dovrebbe far capire che lui non è proprio a bolla. E che lui sta muovendosi sull'onda dell'emozione, sull'onda, come dire, della fantasia più che della concretezza. E questo perché lo cito? Perché noi veniamo imbrogliati da questa narrazione, ma non perché sia truffaldina. Mi vengono in mente sempre quando dico queste cose, perché mi aveva colpito. Avete presente che Carver è stato scritto questo suo intervento all'università, niente trucchi da quattro soldi. Quando l'ho letto, e dicevo, questa è un importante consiglio che do a tutti, niente trucchi da quattro soldi, e dicevo, ma come si fa a usare trucchi, a imbrogliare la gente quando scrivi? Poi a forza di rifletterci eccetera, mi sono reso conto che caspita, ce n'è tantissimi. Per esempio, quando il protagonista sa qualcosa ma non lo dice perché non lo deve sapere il lettore, o quando che ne so, la scena viene troncata esattamente prima che il baule venga aperto, come c'è una scena nel secondo episodio degli Anelli del Potere. Sto preparando un nuovo video perché quello è piaciuto tanto, mi è piaciuto anche a me, mi è divertito, ma è piaciuto un sacco, l'ho detto, vediamo se anche nel secondo episodio c'è cacca, e ce n'è in abbondanza. C'è questa scena dove apre il baule e la telecamera non lo inquadra. Non è come Pulp Fiction che è fatto apposta perché è simbolico, lì è proprio per fare un cliffhanger imbroglione. Ecco, Shutter Island non è così, ci dice tutto, solo che noi non siamo nelle condizioni di capire, e in questo senso ha un ottimo controllo di quello che percepisce lo spettatore, cosa a cui dovremmo ambire parecchio. Allora, ho schiacciato indietro invece che avanti. Ah, scusate, leggo cosa mi dite. Allora, io ricordo che svegliavo di notte. Allora, ok, allora. Il mare considera tutte le semine. Allora, per esempio, il biglietto di Rachel contiene altre righe di codice che sostengono il climax. Ah, nel libro. Ecco, bene, bene, bene. Io ricordo che mi svegliavo di notte per andare avanti col libro. Mi aveva preso un sacco. Questa è una cosa bellissima, ragazzi. Succede così poco. E io voglio proprio scrivere libri che ti sveglino la notte. Vediamo se prima o poi ci riusciremo. Vero, nella recita non avrei mostrato il volto di lei che piange davvero mentre lo abbraccia, concentrandosi più su di lui. E sulla recitazione che lei... Sì, esatto, lei è troppo brava lì. Rick dice, su Chunk è carino anche il fatto che nella scena degli interrogatori è l'unico a non avere una guardia alle spalle. Sì, esatto, tutti questi dettagli, anche gli sguardi, no? Delle guardie, come lo guardano, come lo prendono.
All'inizio sembrano solo un po' scorbutici, non lo capisci. Perché è così che siamo. Se noi incontriamo una persona nuova e cosa ci fa? Noi non è che pensiamo questo ce l'ha con me, chissà cosa nasconde. Pensiamo solo è stupido. E invece tutto ha senso, è fatto molto bene. Ciao Augusto, un'infermiera che ha studiato all'Actor Studio. Sì, santo cielo, l'hanno scritturata apposta. Si vede che lei era la più brava, perché veramente troppo credibile. Un altro esempio di trucco, please, dici? Di trucco da quattro soldi, intendi? Ok, arrivo. C'è anche nell'ultimo episodio. Che cosa? Ah, degli anelli del potere. Quello non l'ho visto. Ci arriverò. Che schifo. Allora, secondo me, quell'Eddis è qui, lo sento, vicino a lui che si ricorda, seppur inconsciamente, di essere stato lì nel reparto C. Esatto, infatti. Bravo, analizzo Pulp Fiction che non rivedo da anni. Ma Pulp Fiction è autoriale, non si capisce in cazzo. Allora, magari un giorno lo faremo comunque. Allora, quando Noyce dice a Teddy, vuoi conoscere la verità? Noi e lui pensiamo che si tratti, poi ho finito, che si tratti di cosa succede a Dashcliffe. Cioè, sembra che gli dica, vuoi sapere davvero che cosa succede qua? Invece lui in realtà si riferisce alla sua verità. Andrew Leddis. Cioè, tu sei pazzo e non vedi la verità. Anche quando gli dice che se non è nel padiglione A, il posto dei pazienti più sani, l'unico posto dove troverà Leddis è il faro, cioè il posto dove fanno le lobotomie, è un modo per parlare di Leddis. Cioè, la scusa di questa indagine complottista permette questo doppio binario. È bellissimo, perché lui gli dice delle cose vere, ma siamo sempre noi che fraintendiamo, perché abbiamo questi bias. Noi con Teddy, naturalmente, no? Allora, se non è nel padiglione A, è nel faro. Lo troverai nel faro. Cioè, tu ti ricorderai di chi sei, se non da sano, quando ti faranno la lobotomia, è lì che troverai Andrew Leddis. È una cosa, diciamo, un pochino forzata, se vogliamo, che la dica lui, però in realtà coerente con la scena. Sia di là che di qua, cioè ha questa doppia valenza, brillante. Il finale, libro versus film, ne abbiamo parlato fino adesso, cioè abbiamo già detto questa cosa della differenza di punto di vista. Andrew Leddis, il fatal flaw suo è che non accetta la realtà, anche questo abbiamo già detto. Il punto di vista tematico, non c'è libertà dalla follia, lui non la può sostenere. Non la può sostenere questa follia e quindi decide di farsi ammazzare. Da una parte non accetta la realtà e quindi non viene liberato, e quindi potremmo dire se accetti la libertà puoi liberarti, ma lui la libertà, la realtà l'ha accettata e questo non lo fa sentire libero, lo fa sentire oppresso. L'unico modo è morire. Pesante. Boh. In qualche modo, secondo me, è un tipo di finale che ci chiede clemenza verso la follia, verso il dolore, verso la sofferenza. Noi alla fine Teddy è stato un disastro, sua moglie è stato un disastro, un casino, ma è come se li perdonassimo tutti, perché alla fine il dolore è troppo forte, lo capiamo, no? E quindi è come dire, dai, sii buono, gli esseri umani sono fragili. Allora, il faro ricorda la stanza 101 del libro 1984 di Orwell. Sì, è vero, è molto simbolico in questo senso. È il posto dove vieni portato. Lui lo crede così, e alla fine è vero, perché è l'ufficio del coso. Credo almeno sia vero. Allora, adesso siamo arrivati in fondo. Allora, Twilight Bot, vediamo un attimo. Un altro esempio di trucco da 4 soldi. I trucchi da 4 soldi sono. Quando qualcuno mente, oppure se scrivi e usi un narratore onnisciente, evitare di menzionare certi dettagli che il narratore onnisciente, essendo onnisciente, ha apposta per generare suspense, oppure saltare in un punto di vista che non ti serve nella storia solo per fargli dire qualcosa per generare ironia drammatica. Oppure quando un esempio, guarda, succede spessissimo, punto di vista focalizzato, quindi prima persona, terza persona, quello che vuoi, noi seguiamo la scia del protagonista, quello che vive, quello che pensa, eccetera, e lui dice, ho un piano, fine capitolo. No, se hai un piano e l'hai pensato, io sono dentro di te, lo devo sentire, lo devo vedere. Quello è un trucchetto, no? Questi sono trucchetti che l'autore usa per nascondere le cose. Come si fa a evitarli? Bisogna essere sinceri, coerenti e soprattutto coerenti con stilisticamente, tecnicamente, con la tecnica che decidi di usare. Cioè, se tu vuoi fare l'onnisciente,
non puoi decidere di non raccontare tutto, o meglio, lo puoi fare se magari rompi la quarta parete e dici: caro lettore, vorresti sapere, ma io non te lo dirò, così resti sulle spine. Almeno sei sincero, è questo tipo di sincerità di cui parla Carver. Allora ragazzi, noi con l'analisi siamo arrivati in fondo, 1 ora e 20, ci abbiamo messo un sacco, bellissimo film. Adesso io saluto tutti quelli che sono rimasti, che rivedono il video in seguito, chi rimane in live, andiamo avanti con la nostra sfida creativa. Annuncio che la prossima che vedremo sarà I Simpson il film, ok? Analizzeremo il film dei Simpson, evviva, sono molto contento perché è molto divertente, quindi vi saluto, alla prossima e ci vediamo, ciao!